questa lunga maratona musicale. Festa del primo maggio, festa di musica organizzata e voluta da CGIL, CISL e UIL. Il tema proposto dai sindacati quest'anno è emarginazione e disoccupazione giovanile. Il tema portante di tutta questa serata sarà il rock, nelle varie sfaccettature. A fianco a me c'è Paolo Zaccagnini del Messaggero, che, con cui commenteremo questa lunga alternarsi di gruppi sul palcoscenico di qui di San Giovanni in Laterano. Ma cominciamo subito con un gruppo storico del heavy metal, gli Iron Maiden. The various homes. This is a song off the Iron Maiden album. It's called Fear of the Dark. We'll be right back.
house alone. When I'm walking a dark road at night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear, something's always near. Fear of the dark. Hey! I have a phobia, someone's always there. Searching for the light. Sometimes when
time for. Good night. This is like my last time on Italian TV with Mate, so I wish you all a very goodbye and thank you very much for everything over the years. Cheers, good night. Bene, eccoci qui. Dopo la scatenata esibizione degli Iron Maiden, commentiamolo subito con Paolo Zaccagnini del Messaggero. Allora, intanto cos'è l'heavy metal, che va spiegato al grosso pubblico, e cosa rappresentano nella musica rock gli Iron Maiden? Heavy metal in inglese vuol dire metallo pesante, e loro hanno rappresentato nella musica inglese il cambiamento tra il vecchio hard rock, che era la musica più vicino, gentilmente, era la musica creata dagli Uriah Heep, dai Black Sabbath, dai Deep Purple, ai ritmi più pesanti e molto più aggressivi del heavy metal attuale. Loro sono venuti fuori verso la fine degli anni 70 con quello che è stato definito il new wave del British heavy metal, cioè la nuova ondata del British heavy metal. Quindi dell'heavy metal inglese. Dell'heavy metal inglese, e un gruppo come loro ha influenzato moltissimo anche quello americano, soprattutto dal punto di vista dell'aggressività sulla scena. Come avrai visto, hanno dei chiari riferimenti gotici, sono tutti e cinque degli appassionati di letteratura gotica, dell'orrore. Il mostro che si porta nel presso è la loro mascotte, si chiama Eddie e compare nelle copertine di tutti i loro... Cioè un enorme scheletro. Sì, un enorme scheletro, compare sulle copertine di tutti i loro dischi, e però adesso si troveranno a fronteggiare un grosso problema. Cioè il cantante lascia allora il gruppo. Sì, Bruce Dickinson lascia il gruppo, loro hanno già sostituito nel passato un cantante, un batterista e un chitarrista. Ma quella della sostituzione di Bruce Dickinson sarà abbastanza pesante come cosa, perché ha contribuito molto al successo della band, perché ha contribuito molto a scrivere i pezzi in coppia con Steve Harris, ed è uno che ha una grande fantasia. Che poi è curioso perché lascia, perché vuole andare a fare un film a Hollywood. No, già sta in produzione un suo film a New York che si intitola... Matrimonio assassino, ed è una storia di fantascienza e giallo, e ha in produzione già un terzo libro, perché lui ha già scritto due libri con enorme successo pubblicati in Inghilterra dalla Fan Book, che è una grande casa editrice, insomma. Benissimo, grazie a Paolo Zaccagnini, continuiamo con un